Benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per fare la seconda parte per quanto riguarda il video di recensione delle barrette proteiche di bulk, le macro munch. Iniziamo col primo gusto che è tiramisù. Io vi consiglio però, se vi siete persi la prima parte, di andarla un attimo a recuperare, perché poi alla fine vi farò la mia classifica. Allora, questa qui è una barretta da 62 grammi, ve li dico adesso i valori, poi non ve li ripeto più perché comunque per le altre barrette alla fine siamo sempre lì con i valori, cambia veramente di poco, quindi non starò sempre a dirveli. Allora, per 62 grammi, quindi per barretta, ha 223 calorie, 8,5 grammi di grassi, carboidrati 21 grammi, di cui zuccheri 2,9 grammi, fibre 6,8, proteine 20 grammi e sale 0,8. 44. Andiamo a vedere nel dettaglio il gusto tiramisù. Allora, esteticamente sembra cookies and cream, ha lo stesso aspetto. L'odore, raga, io sento proprio il caffè macinato. Assaggiamo. Scusate le mie espressioni, ma sono incredula. Cioè, sembra veramente il tiramisù, ve lo giuro. Sono un attimo, ve lo giuro, sembra di mangiare il tiramisù. Poi sente veramente tanto, non è molto stucchevole. Wow, ovviamente io adesso bevo, vado avanti, non mi voglio soffermare tanto, però. All'altra, ma forse proprio a tutte le altre, si presenta leggermente più duretta, ma di poco. L'odore è sempre quello. Io sapete che nelle barrette proteiche ho provato vari marchi. Torta di compleanno è sempre stato il mio gusto preferito. Infatti, l'odore è simile a tutte le altre che ci sono in commercio anche di altri marchi. No, mamma mia. Mi hai capito? Il sapore al 100% di cosa sa, sono sincera, ma il gusto mi è sempre piaciuto. Poi questi corallini sopra, mamma mia. Il gusto è sempre stato un po' un punto interrogativo, non sono mai riuscita a descriverlo bene. Ovviamente per me questo l'ho provato perché mi volevo dare la recensione, ma potevo anche farne a meno perché sapevo che era buono. Cioè, perché in passato io, secondo me, l'unico gusto che ho provato è stato proprio questo di Bulk. Ovviamente quando ho riformulato tutto, però è veramente molto molto buono. Sa tipo di fragola, però non tanto, perché non ha quel gusto marcato. Però è buona, è quella barretta dolce ma non stucchevole con quei corallini sopra. Cioè, vi giuro, raga, è buona. Se voi l'avete provata, fatemi sapere a quale gusto o sapore paragonate questa barretta. Andiamo con la terz'ultima che sarebbe Salted Caramel. Mi ispira. Ha una colorazione proprio gold. Ma si stava rompendo, infatti non riuscivo a tirarla. Ci sono proprio tutti i pezzi di caramello sopra. Assaggiamo. Morbidissima. Wow. Non me l'aspettavo così morbida. Buonissima. La cosa che amo è che non sono stucchevoli. Questa in particolare è proprio quel gusto soft, cioè dolce, salato, però proprio lieve. Wow, raga, ve lo giuro, è buonissima.
Poi veramente super morbida. E non si direbbe perché comunque c'è il caramello. Cioè. Wow. Infatti me l'avete detto pure voi che c'è un pezzo di caramello. Bulk è ottimo. Io al momento posso dire che i biscotti che ho provato, vi lascio recensione, pure mi sono piaciuti. Le barrette, mi mancano le ultime due, ma posso dire che sono tutte promosse. Mi mancano le ultime due che secondo me saranno buone. Però alla fine in generale mi ci sto trovando anche io molto bene. Quindi le recensioni che vedete in giro sono veramente affidabili. E non quelle recensioni che vi fanno pensare, oh mio Dio, portano quei prodotti veramente. Ci sono a volte delle recensioni che portano dei prodotti alle stelle e poi le andate a provare e fanno pena. E voi dite... ho speso tot soldi inutilmente, ma potevo sparagnà. Invece in questo caso sono veramente soldi spesi bene. Ok, andiamo con il penultimo gusto, ovviamente un gusto fruttato per la mia gioia. No, vabbè, ci sono proprio i pezzi sopra di biscotto. Assaggiamo. Buonissima, super morbida. Per il momento la più duretta, cioè proprio tra virgolette, è torta di compleanno. No, comunque è uno spettacolo. Sembra di mangiare uno yogurt a fragola. Uguale. Prendete uno yogurt a fragola, ecco, con un sodo sopra di cioccolato bianco, ma ve lo giuro che è meravigliosa. Ordinary shortbread. Ma non mi ricordo il gusto, quindi vado a vedere un attimo sul sito. Quella che manca è questa. Sono ancora in offerta le barrette. Mamma, Rosberry non è fragola, è lampone. Ma no, barbero. Io ho avuto proprio la sensazione di yogurt a fragola. Bene, Giulia, per l'inglese. Perché mi sono flashata? Allora, secondo me questo qui, perché è l'ultimo, l'unico, che non ho provato, che è biscotti al cioccolato e caramello. Quindi sì, sarà questo qua sicuramente. Perché mi sono confusa che fragole e strawberry con roseberry? Vabbè, ragazzi, comunque lampone. Però vabbè, sapete, io sono sempre così vera. Lo strato di caramello c'è tipo sopra, tra il cioccolato e il biscotto sotto, però si è fatta tutta. No, questa niente di che. Si sente il caramello. Però sinceramente preferisco caramello salato. Sono due cose diverse, sì, però sinceramente preferisco caramello salato. Con questa sarò molto... Sento solo cioccolato e caramello, però sinceramente non mi fa impazzire. Allora, per quanto riguarda la classifica di queste qui che abbiamo provato in questo video, ovviamente io mi sento di mettere al primo posto tiramisù, perché veramente, a parte che il gusto è molto particolare, non tutte le aziende lo producono come gusto, non è semplice, però ci hanno azzeccato tutto. Quindi primo posto proprio per la sua particolarità, tiramisù. Secondo posto, anche per questo motivo, per la sua particolarità, io mi sento di metterci caramello salato. Una bomba. Terzo posto, il famosissimo tra fragola o lampone, che mi sono confusa, quindi Roseberry Cheesecake. Quarto posto, torta di compleanno. E quinto posto, biscotti e caramello, quindi Milionari, che sinceramente non mi ha fatto impazzire. Ma andiamo con la classifica generale. Aspettate che vado a riprendere i gusti perché io mo tutti proprio bene, 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 non me li ricordo. Allora, al primo posto, sinceramente, mi sento di metterci
La torta che non so pronunciare. Però vi dico direttamente torta alle ciliegie. Poi secondo posto tiramisù. Terzo posto caramello salato. Quarto posto cookies and cream. Poi, quinto posto cheesecake al lampone. A che posto sto? Se non mi sono sbagliata, al sesto posto, torta di compleanno. Al settimo posto, arance e cioccolato. Ottavo posto, nido d'api. E al nono posto biscotti al caramello. Quindi questa è la mia classifica. Mi hanno fatto letteralmente impazzire tutte. Forse tra tutte le uniche due che non mi hanno fatto impazzire, nido d'api e biscotti al caramello. Ma poi per il resto la fine del mondo. E quindi nulla, io spero che anche questo video vi sia piaciuto. Ovviamente fatemi sapere anche voi se le avete provate tutte, qual è la vostra classifica, oppure se non le avete provate tutte, ma c'è sempre un gusto che riacquistate sempre, ogni qualvolta fate un ordine, fatemi un po' sapere. E quindi nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!